La squadra come ti ha fatto questa settimana? Dunque, la partita con il Parma è una partita, sarà una partita difficile, attenzione, il Parma viene da una ottima stagione la scorsa, è una squadra che ha un vissuto comune a per alcuni giocatori importante, che viene addirittura dalla Serie B, anche se non sono rimasti tantissimi, ma Pavarini per esempio, Lucarelli, Morrone, Galloppa, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione, sono ragazzi che, forse qualcuno me lo dimentico, che hanno lavorato con me in B e hanno fatto sì che quell'anno di purgatorio sia stato solo un passaggio veloce, ma non facile, perché delle cose che ho vissuto in carriera, credo che l'annata di Parma sia stata una di quelle che mi ha dato più soddisfazione, anche perché era una delle più difficili. E questo è un ricordo che ho, oltre al fatto di essermi sempre trovato molto bene in città, con la tifoseria, con la dirigenza, con i miei giocatori, ex giocatori, è stato un biennio molto positivo, ma la cosa più bella è stata risalire subito dalla B a A, e non era facile, ve lo ripeto, non è stato facile. Quindi una squadra che ha un ottimo allenatore, stimo molto Donadoni, mi piace anche tanto come persona, e quindi è una partita pericolosa, partita difficile, partita complicata, partita tra due squadre che hanno più o meno lo stesso percorso, adesso anche se Parma è più avanti di noi, insomma dovremmo cercare di essere bravi. La squadra nostra, il gruppo che si è sempre allenato, ha lavorato bene con la solita disponibilità, con la solita applicazione. Non siamo tanti, però per esempio ci sono anche dei segnali positivi. Oggi ho recuperato Faraoni, Pasquale è pienamente recuperato. Prossima domanda. Buongiorno mister. A livello sportivo, dico, solo non di certo umano, è dispiaciuto tantissimo a Parma quando lei se n'è andato via. Quando lei se n'è andato via da Parma, sì, è dispiaciuto tantissimo a livello sportivo. Tant'è che ogni volta che il Parma affronta l'Udinese, se lo ricorderà dal primo anno quando Marino ha preparato la partita come se fosse una finale, da quella volta il Parma, quando gioca con l'Udinese, sembra veramente che debba dare il 101%, una sorta di rivalsa secondo lei per invidia, perché poteva rimanere lì e quindi costruire quello che ha fatto Udine a Parma, oppure quando si fa bene a Parma, pensare di andare via da Parma è da folli normalmente, quando le cose vanno bene, perché pensare di andare via da Parma è proprio cose da pazzi. Però io ho capito che era il momento che facessi la mia valigetta, la chiudessi per l'ennesima volta, con i risultati ottenuti, con l'orgoglio di aver lavorato bene e ottenuto cose importanti, di aver dato una grande mano insieme ai miei giocatori alla società, perché se non si veniva su subito dalla B sarebbero stati dolori, presumo, e scommettendo su me stesso, perché ricordo che per la B feci un contratto con il presidente Ghirardi molto vantaggioso per il presidente, e io tutto questo lo ricordo con grande piacere, ma e siccome i ricordi sono dolcissimi e piacevolissimi di persone che ho incontrato, che ho conosciuto, uno su tutti, Sandro Melli, un ragazzo, una persona, un amico prima che un collaboratore, ma tante gente che ho conosciuto, e io ho solo il piacere di incontrare il Parma, poi i sentimenti degli altri, ma non,
lo so, dei miei ex giocatori no, di sicuro. Certo, quando giocano contro i match tengono a fare bella figura, ma questo è normale, questo succede sempre. State mister. Per quello che mi riguarda... Beh, è normale, È tutto molto... leggero, semplice, genuino e... è piacevole. Salve mister, ora non le partite pregresse, quindi Catania, Chievo e Bologna, si può dire che il punto di forza dell'Udinese è stata un pochino la mentalità? Perché, cioè, a mio avviso, non c'è niente di peggio che una squadra che deve lottare per i 40 punti, affronta squadre che hanno lo stesso obiettivo e gioca con la mentalità da grande. Mentre l'Udinese ha avuto la capacità, a mio avviso, di calarsi nella parte, cosa non facile, e di avere l'umiltà anche di giocare da provinciale, andando a ciuffare risultati che una squadra giocando da grande, a mio avviso, non riuscirebbe a ciuffare. Sì, ma noi credo che questo tipo di umiltà vera e seria l'abbiamo sempre avuta, perché noi, anche quando abbiamo costruito classifiche da grandi, abbiamo giocato sempre con grande umiltà, non ci siamo mai specchiati, anche quando nei due anni scorsi, anzi abbiamo capito giorno dopo giorno che giocando da provinciale, diciamo, con lo spirito della provinciale, della squadra che deve andare a guadagnarsi punti ovunque, ma con le qualità che avevamo, abbiamo capito che si ottenevano più risultati, e quindi l'andare forte, essere aggressivi, fare le cose a 100 all'ora, eccetera, hanno esaltato le nostre qualità. Speriamo che sia così anche quest'anno. Mi sembra che, come dicevo inizio settimana, dei segnali positivi in questo senso vengano confermati. Per parlare di provinciale dell'Udinese, credo che sia giusto, perché l'Udinese è una provinciale. E come, per cui la classifica che ha adesso l'Udinese, la classifica che ha avuto l'Udinese negli ultimi 18 anni, spesso a centro classifica, rispecchia la sua dimensione. Quindi parlare di provinciale che è calata come provinciale, credo che sia giusto, perché la sorpresa è il terzo e il quarto posto, non il decimo posto di oggi. Fatta questa premessa, io credo che tu sia d'accordo. Sì, no, ma in questo senso io credo di essere sempre stato su questa linea, mi sembra, delle volte. No, perché sennò dall'Udinese si pretende sempre quello che sempre l'Udinese non può offrire. No, ma sì, sono perfettamente d'accordo con quello che tu dici, e credo che di essere sempre stato in linea con questi, attraverso il mio comportamento e le mie parole, di non aver mai derogato, di non aver mai uscito di strada da questo punto di vista. Questo concetto io l'ho sempre fatto mio. Siamo una provinciale che qualche volta che fa bene, fa benissimo, un esempio per il calcio italiano, e qualche volta si diverte, tra virgolette, a giocare contro le grandi e a batterle. Sì. Ed è per questo che a inizio settimana ho detto che questo gruppo ha bisogno di sostegno, perché non dobbiamo dimenticarci chi siamo e da dove veniamo. Ecco, questo è quello che io ho voluto dire ai nostri tifosi, che ribadisco in questo contesto, e sono convinto che chi ci ama ci seguirà e ci sosterrà.